Benvenuti a tutti, questa è una guida per come combattere le zanzare. Io ho acquistato questo in un consorzio, come potete vedere. È un liquido che fa sia da antizanzare che da insetti striscianti che vengono definiti anche le vespe, ad esempio. C'è un misurino, mi è stato detto che bastava anche l'utilizzo di 10 mg, ma io per non rischiare ne metto 30. Come si riempie? Ora, se voi volete metterlo direttamente, aprite qui e versate. Se voi invece volete mettere la soluzione graduata, come si fa? Si apre in maniera che esce l'aria e spingete. Spingete, spingendo. Scusate che vado, ma eccolo qui. Si riempirà. D'accordo? Una volta fatto questo, adesso il rumore che sentite perché è già in uso, utilizzerete dell'acqua e un atomizzatore. L'atomizzatore, io starò lontano perché fa abbastanza rumore. Come consiste? Non è altro che un motore come un soffiatore per le foglie, solo che al suo interno c'è quella botte che voi vedete dietro, dove ci mettete la soluzione di acqua. Io per esempio ci metto 15 litri, ne supporta fino a 25, ma diventa troppo pesante. 15 litri d'acqua e ci metto 30 mg di quel prodotto. Questo perché? Perché se chiamate da farvi fare il trattamento dalle aziende specializzate, ha un costo di circa 30 euro al mese, poi dipende da quanto è grande la zona che dovete coprire e quant'altro. E vengono una volta al mese, ogni 25 giorni circa. Io questo lo do una volta alla settimana, come da consiglio del consorzio, e lo si può dare più approfonditamente o meglio come più ritenete opportuno. È una soluzione fai da te, il soffiatore è da acquistare, se no ci sono quelli a batteria, ci sono quelli a pompa, cioè manuali, che pompate l'acqua in maniera che si fa la pressione. Qual è il consiglio? Che quando lo date non dovete innaffiare, che quando lo date non deve aver piovuto, non deve esserci prossimità di pioggia e non deve esserci vento, perché se c'è vento, come potete capire, non ha effetto, che non si deposita dove volete. C'ha due velocità, c'ha due levette, come potete vedere alla destra. Adesso appena da un lato c'ha l'impugnatura dove viene erogata la soluzione di aria e acqua, e dove c'ha la mano vedete una cosa rossa che è un rubinettino. Quello serve che se vi spostate e non volete che esca il liquido, uscirà semplicemente l'aria quando chiudete quel rubinettino. L'accensione è a strappo, ok, come tutti i motori a scoppio, e dall'altro lato, che adesso prima o poi si girerà, vi faccio vedere che ha due levette. La prima è la velocità di quanto va il motore, cioè per soffiare. La seconda invece è la quantità di acqua che voi volete immettere, perché se questo lo tenete inclinato verso l'alto vi servirà più quantità d'acqua, capito? Adesso aspettiamo un secondo che si gira nell'altra posizione, sembra che voglia fare tutto il trattamento senza girarsi. Eccole lì, vedete quelle due levette? Una e una due. E quando la levetta della velocità del motore la mettete a zero, questo muore, nel senso lo spegnete. C'ha due serbatoi, quello più grande è per la soluzione, quello più piccolo è per il carburante. Il carburante va data una soluzione di miscela di 1,5, ecco, o massimo un 3%, dipende dai motori, e avete la soluzione antizanzare fai da te. Almeno qui dalle nostre parti sono molto cattive, e hai la possibilità di provare a combatterle. Ovviamente, avendo una campagna dietro, la soluzione non sarà mai ottimale, però sarà sempre rispetto a niente. Va data ad altezza terreno e massimo a 2 metri di altezza, non di più, perché se ci tenete a sconfiggere le zanzare e non altri insetti, le zanzare arrivano massimo a quell'altezza. Spero che vi possa essere stato utile per chi fosse interessato ad acquistare un atomizzatore. Non guardate il posteriore dell'atomizzatore, che l'ho personalizzato come potete vedere, però
vi posso dire che ha la sua efficacia. Io lo do ogni 7 giorni perché di più penso che faccia fatica a durare, però si riscontra una bella differenza. Lasciate un like a questo video sperando che vi possa essere piaciuto e alla prossima!